Per il secondo anno consecutivo torna l'appuntamento dedicato ai più piccoli nel quartiere di Sant'Orso a Fano. Si tratta dell'evento intitolato Bella Storia, che si svolgerà lunedì 31 ottobre dalle 15.30 fino alle 23.30 al centro della piazza Madre Teresa di Calcutta e nelle zone limitrofe. Tante iniziative per la serata di Halloween organizzate dalle associazioni del quartiere in collaborazione con il comune di Fano e molte realtà locali. Nutrito il programma con diversi laboratori, giochi, attività ludiche e ricreative e sport dedicati ai bambini ma anche ai più grandi. A metà pomeriggio, attorno alle 17, il Circolo Anziani proporrà la merenda della nonna, quindi ci piace questa collaborazione intergenerazionale. Un laboratorio in particolare organizzato dall'Oratorio Sant'Orso, Oratorio Acli, e sono i giochi di una volta. Verranno ripercorsi tutti quei giochi che in passato hanno fatto divertire i nostri genitori e i nostri nonni. Poi ci sarà una cosa in più rispetto all'anno scorso, che è la cena, il momento della cena con i food truck, quindi fermatevi tutti, per poi partire con la caccia al tesoro, un mistero a Sant'Orso, organizzata dall'Azione Cattolica Parrocchiale in collaborazione con l'oratorio, che farà divertire tutti i bambini e tutti i ragazzi. Per partecipare alla caccia al tesoro è necessaria l'iscrizione inviando un messaggio WhatsApp a questo numero entro il 29 ottobre. A concludere l'evento sarà la musica del DJ Matteo Petrelli nella piazza del centro commerciale. Ripetiamo la festa di Halloween che vogliamo che diventi per tutta la città, e approfitto di questo momento proprio per invitare tutti, perché non è di Sant'Orso ma è della città di Fano. Tante collaborazioni, tante attività, tanto divertimento. Direi proprio l'occasione per non mancare e dare ad Halloween un tema, uno sfondo diverso dalla paura. Abbiamo voluto personalizzare questa festa, che lo scorso anno proprio era nata per cercare di allontanare quello che erano stati episodi antecedenti di disagio giovanile. È stata funzionale perché ha funzionato collaborando con tutto il quartiere, con tante associazioni, e non a caso all'interno di questa collaborazione, di questa giornata, ci sarà anche l'intervento con una merenda da parte del circolo ricreativo degli anziani del quartiere, proprio perché noi amiamo stare in una società dove nessuno si è escluso. Ci tengo a sottolineare che non è la festa di Halloween, è una festa personalizzata, è un dolcetto scherzetto alla fanese, perché veramente noi vogliamo radicare una tradizione di socialità inclusiva di una città che propone delle cose per tutti, dai piccoli ai grandi, che riesce a far stare insieme davvero tutti.